Ed eccoci qua, carissimi amici! Eh no, il sorriso non mi manca, non mi fregate, caro governo, caro Stato, voglio fare una puntata bellissima come da scaletta. E anche se è arrivata come un fulmine a ciel sereno questa notizia di ieri sera, che vede ancora di più un'altra chiusura delle discoteche, delle sale da ballo, noi ci mettiamo tutto il nostro entusiasmo per tenervi compagnia quest'oggi dalle 11 alle 13 con 2 ore di risate e divertimento. Ovviamente un po' ne parleremo perché ragazzi non se ne può più veramente. Vado subito a salutare perché quest'oggi ragazzi non abbiamo badato a spese, direttamente da Newcastle and Mountain, cioè Castelnuovo nei Monti, è arrivato il nostro regista di Radio Nova, Fabio Bramini, buongiorno! Buongiorno a tutti, buongiorno Nicola. Oh, come stai Fabio, tutto bene? Sì, molto bene, grazie. Va bene, allora essere ti gusta... Essere qui è sempre un onore. Allora ti gusterai una bellissima puntata quest'oggi, dai, dietro le quinte, ma mi fa piacere averti qui con noi. Dico noi perché non sono da solo. Tenetevi forte ragazzi, dopo 2 mesi di assenza ci è stata strappata via come, non lo so come, però ve la presento. Signore e signori, la Coco! Eccomi qua, ma ciao, ciao a tutti! Come che stai? Che bello ritornare qua, non me lo ricordavo più lo studio! Ah no? E poi tutto bello, tutto addobbato a festa! Però oggi dobbiamo fare, dobbiamo divertirci lo stesso. Ma sì, sai? Certo, no, non dobbiamo pensare alle cose brutte, siamo qua per rallegrare tutti, per leggere i vostri messaggi. Insomma, dai, noi ce la mettiamo tutta, faremo la nostra parte. Abbiamo quindi tanti collegamenti da fare, uno già col nostro studio 2 perché è pronta, la teniamo un po' come portafortuna direi, no? Sì. Ogni anno qui, tra l'altro l'anno scorso non l'abbiamo fatta la vigilia perché io ero un po' covizzato. Vabbè, infatti se andiamo indietro diciamo dai quest'anno va meglio, decisamente, eravamo tutti con la febbre. Se non fosse arrivata la notizia di ieri sarebbe stato meglio. Comunque diamo il benvenuto anche alla Maiorenna. Ciao ciao a tutti. Ma guarda che bello. Sempre te. Ci sono anch'io. Bene, mi fa piacere. Vedo anche un bel pandoro che poi ci gusteremo a fine puntata insieme. Sì, sì. E cari amici, vi diamo il benvenuto sulle frequenze di Radio Nova 94.3 MHz su Facebook, Nima Radio TV e Radio Nova. E poi qua le cose sono andate avanti da quando tu sei andata via, io cara. Io comunque vi seguo. Siamo presenti sempre anche su www.radionova.it, nicolamarchese.it, nimaradiotv.it. Dai, che bello. E chi ne ha più ne metta. Siamo pronti? Sì, sì, sì. Perché carichi, carichi. Perché dopo la prima canzone arriverà già il primo collegamento da scaletta, non vi dico chi è perché dobbiamo vedere se prima riusciamo a fare tutto, ma sicuramente una sorpresa, li riconoscerete perché sono proprio due. Intanto vi auguriamo buon Natale, lo diciamo tutti insieme, sì, uno, buona due, vigilia. Tre, buon Natale! Buona vigilia questa sera, perché tanti... Beh, questa canzone è sempre gradevole, soprattutto mi porta indietro un po' nel tempo, in una bellissima serata, vero Maiorenna? Sì, 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 in quei del rondò, mentre noi montavamo tutti gli strumenti, sì, sì. Avevamo come sottofondo proprio la sera di Natale questa canzone, tu non c'eri ancora. Tu non lo sa che non lo so, no, non mi ricordo. Come, non mi ricordo. Allora prendiamo un attimo la nostra immagine perché, come per magia, in sovraimpressione compaiono due amici, Gabriele Ziglioli e Francesca Mezzadri. Buongiorno! Buongiorno ciao a tutti! Ciao! Come state, ragazzi? Come state? Stiamo bene, bene. Mi fa piacere. Parlate ovviamente una alla volta perché sennò si accavalla l'audio. Certo. Allora, caro Gabriele, abbiamo già detto in apertura che questa notizia di ieri non ci voleva, però noi siamo qua per andare avanti. Ormai da 2 anni che ce lo diciamo. Esatto, esatto. Non ci voleva, come abbiamo detto prima, era preventiva, cioè era nell'aria. Esatto, esatto, assolutamente. Però gli untori sono quelli che vanno a ballare, diciamo così, dai, sono un po' più degli altri. Sembriamo proprio noi quelli che fanno il male di questo mondo. Comunque dai, parliamo di un appuntamento che almeno prima della chiusura dovresti riuscire a fare, se non sbaglio, no?
Serie A, ma mai io guardo, direi di sì, però ma, no, a questo punto vado con i piedi di piombo, nel senso, domani sera il Castelletto a Parma, proprio due passi da casa mia, anche se mi dicono che cioè, se Speranza gli venisse di chiudere anche domani, fatico poco perché ma guarda, io cioè, ti dico, torno a casa da Svezia. Io ti dico la verità, avrei preferito di più sentir dire da domani chiuso fino al 31 gennaio piuttosto che dal 30 gennaio, perché mi risulta un po' come presa per i fondelli, poi dopo hai perfettamente ragione, perché oh no, dopo hai ragione per quel che riguarda noi, però mi metto anche nei panni di chi aveva già organizzato tutto per Natale, Santo Stefano, farli chiudere da domani è un po'. E allora mettiamoci dentro anche l'ultimo dell'anno, cos'è? Esatto. Voglio dire, cosa facciamo, cambia? Dal primo gennaio eravamo già a posto. L'anno si festeggia troppo. Ci vogliono tutti tristi. No, adesso faccio. No, hai ragione. Voglio sentire anche il pensiero di Francesca. Però mi raccomando, Francesca, tu sei sempre molto elegante. Questa volta non lasciarti andare. E paura, Però dai, almeno vi godete la serata. Non dico quello che penso, perché sai che io non sono falsa. Certo. Quando ricordati una cosa, Nicola, sì. quando le persone va sempre tutto bene, sempre tutto bello, sempre tutto bello, è come un disco, è finto. Esatto. Le persone che mi sono mai piaciute, dico che purtroppo vabbè, era prevedibile, e lo fanno per non farci festeggiare troppo l'ultimo dell'anno, è vero, perché adesso scherzi a parte, venerdì scorso sarei dovuta essere a una cena aziendale a Milano, non sono andata perché avendo fatto la seconda dose mi è venuta la febbre alta, qui ero raffreddata, quindi sono stata a casa sentendo i miei colleghi zona Navigli di Milano. C'era la gente, il mondo andava abbiamo avuto, ma c'era il mondo. Dopo le 11 il controllo era praticamente inesistente, c'era un tutt'uno molto, diciamo, poco rassicurante, per cui purtroppo cosa succede? Che sui grandi numeri poi ci prendono male tutti, anche esatto, quelli che poverini vengono a ballare e ballano con la mascherina col marito, perché io vedevo queste cose, certo, ne abbiamo viste di tutto, e soprattutto nel nostro settore sono quelli che comunque hanno sempre fatto... Quelli che stanno più attenti. Comunque ragazzi, noi abbiamo una kermesse di ospiti e purtroppo vi devo lasciare perché abbiamo tanti collegamenti da fare. Vi ringrazio per questo collegamento lampo. Allora, grazie a te, Nico. Buona serata per domani sera al Castelletto di Parma e speriamo di ritrovarci presto senza questo incubo che ormai da due anni ci affligge. Intanto tanti auguroni di buon Natale, buone feste a anche voi, a tutti. Esatto, e speriamo che il Natale di quest'anno sia con un po' meno di limitazioni. Diciamo esatto, così. Esatto. Ciao ragazzi, ci lasciamo con la vostra canzone. Ovviamente non può mancare Favole. Eccola qua. Ciao, grazie. Grazie, ciao, Francesca, auguri. Grazie, Gabriele. Grazie. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Minzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia. Telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770.
stato un peccato, peccato mortale. Amici, vi presento la discografia completa dell'orchestra Nicola Marchese. Spegni la luce, Mare Mare, Stella del Nord, Un angelo nel blu. Ed ecco le ultime novità. Grazie musica, musica e parole. Ultimissima novità, peccato mortale. Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 393 1912 091. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live contattaci al 393 1912 091. E voilà cari amici, siamo rientrati e subito vado a presentare, a dare il benvenuto, perché dopo si ricollegherà un'altra volta, il nostro caro Tonno dallo Studio Nord di Parma, via Callani numero 9. Ting! Buongiorno Tonno! Qua. Ciao Tonno! Buongiorno, doveva essere un buongiorno, sì, quello lo sappiamo, ma purtroppo questa notizia ci ha spiazzato un po' tutti quanti. Come stai Tonno, tutto bene? Io sto tutto bene, la notizia di ieri ci ha veramente spiazzato, stiamo raccogliendo il morale da terra e adesso vediamo cosa con succede. Con la paletta proprio. Con la paletta. Grazie per essere con noi, so che dopo hai un impegno, ma dopo ci ricolleremo dopo il mezzogiorno, ma c'è un altro amico che è già collegato con noi questa mattina, mi sembra di essere altro che Mediaset ragazzi, orai. Diamo il benvenuto sotto l'albero di Natale all'amico Paolo Bertoli, eccolo. Guardalo. Ciao Nicola, ciao Monica, ciao Tonno, ciao a tutti. Ciao Paolo. Allora ragazzi, lo so che è un momento particolare, stavamo cercando di... intanto vi presento la maiorenna perché è qui con noi. Sì. Ciao, ciao, ciao. Ecco, se la vuoi utilizzare Paolo per la tua consegna dei pacchi, approfittane, perché adesso sì, dovrebbe essere a casa fino al 31 di gennaio, e problemi non ce ne sono, facciamoci una risata, dai, però sicuramente non ci aspettavamo questa notizia, ma noi siamo qua col nostro sorriso che ci contraddistingue e vogliamo ovviamente cercare di andare avanti. E vabbè, portiamo pazienza un altro po', Paolo, cosa dici tu? No comment. Ecco. No, commentiamo. So che comunque in questo periodo ti stai dando da fare e lo vediamo. Insomma, dimmi. Chiamo il nostro governo per farmi pagare il nostro mutuo, assicurazioni, strumenti. Esatto, questo mi dispiace, sai perché? Perché quando si parla di chiusure, correggimi se sbaglio anche tu Tonno, e parlano di chiusure, ma di ristori non se ne parla neanche. Cioè, il problema è questo qui, che di aiuti siamo dimenticati là in fondo e chi se ne frega, hai capito? Però dopo le scadenze arrivano sempre, comunque sempre da pagare. E mi sembra di rivivere l'atmosfera di due anni fa, dell'anno scorso, sì. Quando eravamo qua a parlare. Anzi, peggiora adesso forse, perché comunque c'eravamo un po' illusi. E poi soprattutto c'è più rabbia, perché due vaccini... E siamo tornati punto a capo. Esatto, abbiamo fatto tutto il possibile e poi ti ritrovi catapultato ancora in una situazione, in un baratro così, e quindi ti butti giù di morale. A livello psicologico è terribile. Sentiamo i nostri due opinionisti. Vai Tonno, di la tua. Ma niente, non c'è mica niente da dire, nel senso che evidentemente dovrei infervorarmi, però cercherò di essere abbastanza dolce, tutti, nel senso che questi nostri politici proprio non hanno la più pallida idea della vita reale di cui stiamo vivendo. Esatto. Loro sono attaccati a questa sedia, vivono nel loro mondo dorato, certo, e non si preoccupano di vedere i veri problemi che ha la gente, ma non solo noi del settore, anche l'altra gente. E quindi direi che siamo messi abbastanza male. Lo so. Paolo, ultimo pensiero, anche perché io volevo dire, era preparata questa diretta per dare anche gli appuntamenti, i nostri appuntamenti dell'ultimo dell'anno, poi di gennaio, perché comunque era da un po' di tempo che non riuscivo a parlare di queste cose con gli amici in collegamento. E ormai bisogna dire di quale anno. Esatto. ormai... Speriamo sia il 22, perché sennò qua ormai non sappiamo più che pesci pigliare, realmente. Ti lascio salutare Paolo perché abbiamo tanti collegamenti, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, tanti auguri di buon Natale, buon anno, buone feste,
a tutti voi a casa che ci stanno ascoltando, e speriamo a questo punto di vederci al più presto, non si sa quando. Dai, farò un ordine su Amazon così mi verrai a trovare. Ma tanto adesso ho finito il contratto. Allora facciamo una cosa, come diceva Tonno, vedi che facciamo una cooperativa, andiamo tutti insieme cantando a consegnare dei pacchi. Adesso sono alla lavanderia, ti vengo a prendere la roba per lavare. Ok, andiamo in musica e andiamo ad ascoltarci una bella chizomba che vi accomuna, perché sto parlando di della Barcadera. Tutta per voi. Ciao caro. Ciao. Eccoci qua, siamo rientrati in attesa del prossimo ospite. Andiamo a leggere qualche messaggio. Sì, perché stanno arrivando tutti i messaggi. E ce ne sono tanti. E vi ringraziamo perché siete collegati, perché ci state dedicando il vostro tempo, che è sempre prezioso, in particolar modo adesso che insomma è la vigilia, quindi saranno tutte i fornelli a preparare per stasera, no? Esatto. Io no. Esatto, perché te vai dalla suocera. Io vado sempre a scacco. Beh, sì. Allora, abbiamo la nostra amica Perla. È unica la nostra compagna. Abbiamo la nostra amica Perla Grigio, che è sempre, Grigio? È sempre qua, e la salutiamo, le diamo un bacione e ci manda un bel pupazzetto di Natale. Poi abbiamo la nostra cara amica Roberta Bertinelli, che dice che è meravigliosa, che stupenda emozione vedervi tutti insieme, grazie per questa meravigliosa giornata insieme a voi, un abbraccio Roby e Riccardo. Noi ti rifacciamo ancora tantissimi auguri, anche se ce li siamo già fatti in privato. Anzi, ne approfitto anche a ringraziarti, perché sei stata super, cara Roberta, non dovevi disturbarti. Ho consegnato, ho fatto Babbo Natale stamattina, ho consegnato tutti i tuoi pensierini. Un bacio a te e ti ringraziano veramente a Riccardo. Tutti. Sì, un abbraccio anche a Riccardo. Poi abbiamo la nostra cara amica Romina Censi, che dice buongiorno a tutti, infiniti auguri di buone feste a voi e alle vostre famiglie, tenete duro, un abbraccio forte. Noi teniamo duro, come abbiamo sempre fatto. Che dobbiamo fare? Del resto non si può fare diversamente. Dai un bacione al mio amato Giorgetto, che tengo sempre nel cuore. Poi Anna Chiesa che dice ciao, buone feste a voi tutti e a tutti i telespettatori, purtroppo ci dobbiamo rassegnare per un'altra volta, e speriamo che duri solo un mese, ma dice Anna, abbiamo dei seri dubbi. È la mia paura, perché l'anno scorso era partita con una settimana, dopo due settimane, poi un mese e poi siamo ancora qui. Esatto. Tutte le goccioline ci danno. No? Esatto. Poi abbiamo basta che dessero delle goccioline di aiuti, io ci sto anche a star fermo un altro anno, sì. Però sappiate che abbiamo delle famiglie che abbiamo bisogno di aiuti per andare avanti, tutto qui. Poi abbiamo la nostra amica Dora che ci saluta e ci fa gli auguri. Luca Vitali, tanti auguri. Salutava anche la Francesca e il maestro Ziglioli. Poi abbiamo Gianni Francia che dice no, Tonno, sfogati a tutta voce, riferito al collegamento che abbiamo fatto prima. Insomma, sono tutti solidari con noi, questo l'abbiamo capito e vi vogliamo veramente bene, perché vi sentiamo vicini e niente, speriamo, cosa vuoi dire? Speriamo che la situazione possa cambiare e basta, non c'è niente Dai, assolutamente, sono finiti i messaggi per il momento? Per ora sì. E allora andiamo, cosa ne pensi tu, maiorenna, di questa cosa nel tuo cappotto? Ho visto che mangiava il pino. Ah sì? Come mangiava dopo, il pino? Dopo. Mangiava l'abetino lì. Ah, stava mangiando l'abetino, ma sì, facevo colazione. Se vuoi quello più grosso abbiamo l'abetone che si trova sui in montagna. Andiamo in musica, ha detto qualcosa o no? Sì. Il suo pensiero l'ha detto? Sì, mangiava, volevo chiedere una cosa alla Coco, visto che è ritornata. Okay, sì. Teniamoci pronti. No, volevo chiederti, ma noi maggiorenne, no? Dobbiamo portare l'FFP3, l'FFP2, l'FFP1. No, ma tu sei all'aria aperta mentre lavori, no? Non ci ma vuole. Adesso anche all'aria aperta. Ma roba da male. Sì. Sì? Siamo tornati come l'anno scorso, ragazzi. Purtroppo in sì. Più, lavoro. Abbiamo tre punture addosso che uno dice, esatto. Ma perché cosa l'abbiamo fatta a sto punto? Forse perché la terza ancora dobbiamo farla, vogliamo sperare quello? Che magari facendo adesso la terza, forse... Dunque, io dico solo una cosa. Beh. Caro ministro, sì. O cambi nome o se no ti veniamo a prendere da qualche parte. Secondo me è il nome sbagliato. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque voglio salutare anche l'amico Andrea Lorusso del gruppo Apriamo le sale da ballo, che ieri ha fatto subito una diretta. È arrivata la notizia, ha fatto una diretta. Caro Andrea, io ne parlo come ne parlo dal 9 marzo dell'anno scorso, quando ci siamo conosciuti, e
non avrei voluto parlarne, infatti ultimamente non ci sentivamo più perché vedevo che tu lavoravi, noi stavamo lavorando. Era così bello non sentirci più perché, per questo motivo purtroppo ci siamo ricascati dentro. Pertanto settimana prossima, quando lo vorrai, un bel collegamento, ci facciamo due chiacchiere insieme e... un Padre Nostro, un'Ave Maria, e così ne approfittiamo e che Dio ci aiuti a questo punto. Che Dio ci aiuti. Andiamo con una nostra canzone. Ma sì, che dai. Natale sei. Ma sì. Dai. Di Bip. Andiamo. Eccoci qua, siamo rientrati prima di andare in musica, no, in pubblicità, per poi collegarci col prossimo ospite. Mm-hmm. Voglio dare il benvenuto, cara Cocò. Te lo ricordi il venerdì? Sì, Andrea Bertolini, sì. Di Reggio Emilia Meteo, buongiorno. Così prezioso. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Nicola. Ciao. Buongiorno. Siamo in collegamento telefonico, una previsione a... Lampo del meteo, perché tanto il resto sappiamo già che cosa dobbiamo fare. Almeno il meteo è normale. Almeno il meteo, allora. Che facciamo delle passeggiate, dai. Sì, abbiamo un fine settimana, un Natale sicuramente piuttosto grigio, con precipitazioni che già è iniziato a esserci lungo il crinale, ma che domani, già dalla serata, poi specialmente domani e domenica, interesseranno tutta la provincia, risultando abbondanti sull'Alto Appennino, più deboli ma comunque diffuse sul resto della provincia. Ci sarà molto vento oggi sull'Alto Appennino, poi da domani tenderà a calare, mentre altrove sì, il vento non sarà un problema. L'unico vero problema sarà la quota neve, che sarà purtroppo molto alta, e quindi diciamo che potrebbe rovinare un po' le vacanze di chi ha pernottato qualcosa sull'Alto Appennino sperando nella neve, ma che purtroppo non arriverà solo sulle cime più alte. Arrivata a un certo punto non possiamo fare musica anche noi e dobbiamo dare pure la neve a chi scia. se proprio deve andare togliamo così, tutto. Che sia una cosa uguale per tutti. Vestiamoci da Grinch. Esatto. Per il resto? Sì, no, poi diciamo che sarà tre giorni da oggi fino a lunedì in cui il maltempo interesserà buona parte dell'Italia, con temperature comunque abbastanza elevate, soltanto un po' nella nostra pianura ci sarà un po' di inversione termica, la pianura padana, quindi un po' più freschino, mentre al centro-sud le temperature saranno elevate, come saranno elevate, relativamente elevate anche sull'Appennino. Sulle Alpi si riuscirà comunque a vedere un po' di neve, soprattutto sopra una certa quota, sopra i 1300-1400. Perfetto. Quindi lì insomma dovrebbero combinare, il problema sarà più per l'Appennino, ecco. Va bene, il resto d'Italia sarà un po' perturbato sostanzialmente dappertutto, specialmente il lato tirrenico, sulla dorsale adriatica sarà più asciutto, mentre sul Tirreno le piogge saranno frequenti. Allora, cara Cocò, mi sembra di capire, cara Cocò, che questo meteo rispecchi il nostro animo di questa mattina. Esatto. Vero? Della serie Mai una gioia. Esatto. Andrea, grazie mille. Ricordiamo pagina Facebook e sito web reggioemiliameteo.it e la pagina appunto su Facebook per dare un'occhiata alle previsioni meteo. Auguroni, caro! Buon Natale, ciao. Auguri a te, family! E noi andiamo in pubblicità. Bye, bye! Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Minzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia. Telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770.
È stato un peccato, peccato mortale. Amici, vi presento la discografia completa dell'orchestra Nicola Marchese. Spegni la luce, Mare Mare, Stella del Nord, Un angelo nel blu. Ed ecco le ultime novità. Grazie musica, musica e parole. Ultimissima novità, peccato mortale. Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 393 1912 091. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live contattaci al 393 1912 091. Eccoci qua, cari amici, siamo pronti con un altro collegamento, ma prima voglio salutare l'amico Bruno Cenci. Buone festività da Ancona. Bruno, omaggia. Qui il tempo è grigio e domani è prevista pioggia. Purtroppo sarà un po' così dappertutto, ma abbiamo in collegamento Cocò, tieniti stretto perché abbiamo bisogno di una ricarica di energia, però qua questa energia ce la sta tirando via piano piano, vero Robby? Roberta buongiorno! Cappelletti! Ciao, buongiorno bellissima. A tutti! Eccoci qua! Ciao cara! Ragazzi! Siamo proprio adesso qui con queste nuove notizie, queste normative nuovissime, esatto. Però insomma dai, ci dobbiamo adeguare sempre per vedere di poter davvero venire fuori da questo tunnel infinito, ogni tanto c'è la luce, poi ritorna il buio, insomma così. Intanto guarda, io sono qui a dimmi. Casa mia, vedete, e l'inquadratura non è perfetta perché mi manca il mio supporto, però sono molto felice di essere qui, caro Nicola, a parte che sei bellissimo con questa giacca rossa, Monica, stupenda in questo... Avete alternato bene rosso nero, esatto. Monica tu con continua, la continua pure a parlare, Robby, perché ti vedo frizzata, ma siamo in onda, non ti preoccupare. Siamo in onda, perfetto, ma forse anche la linea è disturbata da queste nuove normative, anche la linea non ne può più. Esatto. È così. E quindi ne approfitto per fare tanti auguri di un sereno Natale a tutte le persone che ci stanno seguendo, a tutte le famiglie, a tutte le persone sole, insomma a tutti quanti. Fortuna che ci sono i programmi musicali come questo di Nicola e la nostra musica, le nostre canzoni, perché insomma noi abbiamo imparato, credo, nel nostro mestiere di cercare di essere sempre sereni, positivi, anche se è un termine che oggi come oggi sarebbe bene non utilizzare, esatto. È vero. Però insomma questa è un po' la nostra missione e speriamo davvero che si possa insomma vivere il 2022 nella normalità totale, non chiediamo mica tanto. Hai ragione cara Roberta, speriamo così. Bene a sto punto, certo. Speriamo che queste restrizioni si fermino al 31 gennaio, perché sennò sembra di rivivere il momento dell'altra volta, sì. No? Dell'anno scorso. Sembra quasi che si sia fermato tutto, siamo tornati indietro proprio velocemente, come un riavvolgere, diciamo, una pellicola cinematografica, siamo certo. Tornati praticamente da capo e speriamo davvero che questa ultima stretta ci possa dare la possibilità di tornare normale. È chiaro che dobbiamo vaccinarci, questo lo sappiamo tutti, la terza dose, chi non l'ha ancora fatto il vaccino, insomma anche perché ragazzi il vaccino è quello che ci salva in qualche modo. Sì, al di là però di tutte arrivato le a un certo polemiche. Punto chi anche ne ha fatte tre si trova anche questa situazione ancora ribloccata, sì. un po' di fiducia viene un po' meno. Viene tolto, assolutamente. Non voglio passare assolutamente come un Novax, però sinceramente no, ma è chiaro, un po', perché ragazzi cascano tutti. Le braccia, per non dire altro. Assolutamente sì, veramente. Grazie mille Robby. Niente, Nicola. Per il collegamento, è stato un piacere, ci lasciamo con una bella canzone, complimenti certo. A te, complimenti veramente sempre per tutto. Grazie di cuore a te, a tutti i colleghi, a tutto il mondo della musica da ballo. Un saluto, buona vita. ciao. Roberta Cappelletti, 2P, 2L, 2T. Ciao. Vai. Ciao, caro bacione. Ciao, un abbraccio, ragazzi. E dopo la mitica Roberta Cappelletti, sono ancora in collegamento, altro collegamento, ragazzi. Che qua bello, si va dai, almeno, ma telefonico almeno, con almeno. L'amica Daniela Cavanna. Ehi. Buongiorno, Daniela. Buongiorno Nicola, buongiorno a tutti. Ciao, buona Daniela. Vigilia di Natale. Una vigilia un po' particolare dopo la notizia di ieri, ormai lo sto dicendo con tutti gli amici che si stanno collegando. Anche tu eri impegnata, no? Se non sbaglio, in questi giorni in serata, che però, dai, è Natale, dovresti riuscire a farlo, se non sbaglio.
No, Natale comunque ho annullato per motivi di salute, però insomma avrei avuto comunque l'ultimo e un bellissimo gennaio. Esatto, come noi, uguale. Però vabbè, non si sa più neanche che cosa dire, perché è vero che prima la salute, però è anche vero che non è che siamo soltanto noi che... Esatto, poi soprattutto c'è da dire, prima la salute, sì, però ci va dietro la salute, se non lavoriamo e non abbiamo la nostra dignità, per portare avanti. Sta poi la salute Tutto il resto. Cosa dire, non ci siamo riusciti a collegare via Skype perché oggi vai a trovare il babbo, vero? Ma alla fine no, Nicola, perché io sono in isolamento. Non lo sapevo, scusami. Accidenti. No, non c'è nessun problema, nel senso che fortunatamente sto meglio adesso. Ho ancora pubblicato la notizia sui social, solo le persone ormai, cioè, allora, vicine allo scopo. Ho lo scoop, ho l'esclusiva di questa notizia. Ma guarda, faccio un po' la Barbara D'Urso della situazione, dai, no, scherzo, non si scherza su queste cose, però l'importante è che tu stia bene, insomma. No, adesso sorrido perché adesso è passata, però ho avuto dei brutti giorni, ma dopo oltretutto diversi tamponi negativi, quindi è stato un fulmine a ciel sereno. Mi dispiace tanto, io quando ho mandato il messaggio di questa diretta ho scritto... Ragazzi, ci riprovo. L'anno scorso il Covid mi ha bloccato, quest'anno ci riprovo e alla fine ci hanno bloccato diversamente. Vabbè, dai. Che dire, Daniela, cerchiamo... L'importante è augurarti di stare bene, sì. Auguro a tutti voi, a tutti coloro che stanno guardando, ascoltando, di avere un anno di salute, perché è la prima cosa fondamentale. Poi, se riusciamo a ripartire col lavoro... che per noi è lavoro e per la gente è svago e comunque medicina, per il corpo e per l'anima, questo è poco ma sicuro. Esatto, sì. Insomma, ancora meglio, perché ne abbiamo bisogno veramente tutti di tornare a quella che era la normalità. Belle parole. Ciao Daniela, noi balliamo virtualmente la tua Angelita, ci resta questo da fare. Mi fa molto piacere, molto. Ciao, grazie mille. Ciao Daniela, ancora. Ciao, rimettiti presto. Ciao. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Menzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia. Telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770. Amici, vi presento la discografia completa dell'Orchestra Nicola Marchese. Spegni la luce, Mare Mare, Stella del Nord, Un angelo nel blu. Ed ecco le ultime novità. Grazie musica, musica e parole. Ultimissima novità, Peccato Mortale. Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 393 1912 091. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live, contattaci al 393 1912 091. E voilà, siamo ritornati e in attesa di altri collegamenti. Mamma mia, sembra una
come dire, un teleton, un teleton sì, del, del una mondo maratona, del una maratona. Una maratona. Sì, sì. Andiamo ad ascoltare però gli auguri di alcuni amici, che sono poi due che hanno mandato il videoclip sì. da, perché non potevano collegarsi. Dai. E la prima è Alida Ferrarese e poi arriva il mitico Ronnie Tavaroni, eccolo Aia. Qua, vamonos! Ciao a tutti quanti voi, volevo farvi gli auguri di buone feste, un abbraccione a tutti quanti, un abbraccione forte 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 e sempre viva la musica dalla vostra Alida Ferrarese, ciao ciao! Anche quest'anno ragazzi sotto le grinfie di questo maledetto virus, comunque buon Natale e felice anno nuovo, ma quello che conta è la salute, tanta 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 salute, ciao ragazzi! Tanta, tanta, tanta salute e noi andiamo in musica con questa bella canzone di Renato Tavaroni, Senza un rimpianto. Bella, eh? Molto sì, bella. Sì, e va sempre bene. E c'è la Maiorenna che saluta sempre. Eh? Sì, mangia, sì, Tavaroni mangia il pino, tutti mangia il pino, saluta. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Menzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia. Telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770. È stato un peccato, peccato mortale. Amici, vi presento la discografia completa dell'orchestra Nicola Marchese. Spegni la luce, Mare Mare, Stella del Nord, Un angelo nel blu. Ed ecco le ultime novità. Grazie musica, musica e parole. Ultimissima novità, peccato mortale. Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 393 1912 091. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live contattaci al 393 1912 091. Eccoci qua subito via via come sorpresa da Dov'è Radio Vetrina il nostro Dov'è caro amico. Ma ciao, buongiorno, Ricky. Buongiorno. Beh, come in una state? Giornata così importante poteva mancare un saluto del nostro caro Ricky? Guarda che arriva anche Babbo Ricky Natale. Però adesso ti faccio fare un saluto dalla nostra regia. Si avvicina al microfono, non riusciamo ad avere l'immagine perché purtroppo si è staccato tutto, ma la voce la puoi sentire. Senti un po'. Ciao Ricky. Ma là, un po' più allora no, non credo sia Marianna Guareschi però ci può, si può avvicinare diciamo. Ciao Fabio. Ciao Ricky, ciao. Allora Riccardino, dove te ne vai? Che cosa fai oggi? Dimmelo zio Anima. Oggi lo so, cosa farò dal 29 in avanti non lo so più. Però insomma è vero perché è arrivata questa notizia, anche tu dovevi fare questo ultimo dell'anno in quei di Riccione, purtroppo non lo so. Adesso prenderemo informazioni dal nostro hotel, è probabile che in hotel si possa almeno trasmettere la radio, poi dopo vedremo, insomma valuteremo quello che si potrà fare. Purtroppo noi dobbiamo siamo tutti più tristi oggi, siamo tutti più tristi. Ma sì, ma guarda Nicola, bisogna imparare diciamo a prenderla come viene. Sai benissimo del messaggio che ti ho mandato io la ieri. La prendo come viene, sì. Insomma,
di come bisogna prendere un po' la vita oggi, e noi siamo bene, siamo in salute, è la cosa più importante che ci sia. È logico che senza soldini la salute, insomma, va un po' a remengo. Eh no, ci va dietro anche quella, però diamo una bella notizia, perché il nostro Ricky, caro Cocò, tu non lo sai, ma ha fatto una... Come dire, sai quando porti la macchina dal meccanico per il tagliando? È andato a fare un controllo e il corazon è a posto! Oh, questa è una bella notizia! Guarda, si è stupito anche il mio cardiologo di tutto ciò. Ciao Maio! Ciao! No, è la maiorenna, che Maio! Oggi sono maiorenna, Oggi è maiorenna. È la sorella. Sì. È la donna pure, quella la famiglia... Mi è stupito anche il cardiologo e mi ha detto che ho il cuore che può andare anche in montagna. Vedete, io mi accontentavo di andare a Riccione, gli ho detto. capiremo come quello che succede. Meno Vabbè, male, dai. Allora, come state voi? Monica, che non ti sento e non ti vedo. Come stai? Sì, come caro, stai? Bene, grazie a Dio, bene, dai. Quindi, insomma, si va avanti, logicamente... Siamo rimasti un po' così per questa ultima notizia, ultima ora. Però posso dire la più mia? Più che altro è un po' di confusione abbiamo, perché non è ancora ben chiaro. Posso dire come la mia? Allora, ieri quando mi è arrivata la notizia, perché mi ha mandato un messaggio, perché io ero assopito in una serie TV. Ufficialmente. La Casa de Papel, cioè la casa di carta, ho detto bene, mi hai dato questa notizia, mi sa che devo trarre spunto dalla casa di carta e fare qualche rapina per poter andare avanti, ormai è l'unica soluzione, cioè roba da matti ragazzi, no scherzo, ci mancherebbe, però siamo un po' così. Si possono, organizziamo la banda del buco, a posto che da banda musicale diventiamo banda delinquere. Faremo la banda della maiorenna. Sì, va che più innocua. Va bene, dai. Ricky, mi attendono tanti collegamenti, io ti ringrazio per essere stato con noi, mi raccomando fai una buona vigilia, una felice a te famiglia, Natale. Saluta tutti, le tue donne. Ti direi anche un felice Capodanno, però a sto punto... Vediamo. Lo facciamo con le famiglie. Due secondi, voglio mandare gli auguri a Nicola, a Monica, tutti gli amici del Nima Show Live, a Radio Nova, agli amici di Radio Nova, poi li replicherò oggi pomeriggio, al mio micone Fabio che è lì, quindi oggi non si occuperà della mia regia tecnica, ma insomma ci sarà qualcuno. No, ma torna a casa, non è che lo tengo qua sempre. Torna a casa? Allora certo, torna in studio. A tempo debito. Si chiama Alessi, dico il secondo nome. Torna a casa. Ciao, tanti auguri. Ciao, Melini. Ciao carissimo, Feliz Navidad. Ciao. E voilà, siamo rientrati. Hai visto che c'è anche il gatto nel video? Manca Axel. Dobbiamo sentire il nostro regista. Che cosa pensa? Ci dica che cosa è successo questa mattina. Ha avuto un'empatia proprio con Come Axel. Come mai? Non te lo so dire, Nicola. Stamattina vedevo cuoricini che uscivano dal cane. No, vedevi il pelo che si alzava. E non l'ho mai visto così. Si vede che sei un tipo un po' losco. Un alfa. Siamo due alfa. E quindi... allora non va mica due bene. Maschi alfa. Sì. Vediamo se è un maschio alfa anche quello che abbiamo in collegamento. Tonno, tu sei un maschio alfa. O beta, alfa o beta, non so, dimmi te. Eccoci qua. Allora, sono venuti a trovarti gli amici o no? Sì, sono venuti, mi ha fatto molto piacere, sono passati da Parma, ci siamo scambiati gli auguri di Natale, li ringrazio pubblicamente. Comunque, Tonno, ho visto prima il messaggio dell'amico Gianni Francia, che tu conosci, e ha detto, no Tonno, di tutto quello che pensi, sì. Perché ti volevi trattenere, ma lui ha detto, no. Mi sono trattenuto, cioè sono ma che vuoi fare? Ho morigerato, insomma. Esatto, c'è poco da fare, ragazzi. Purtroppo siamo in questa situazione. Io andrei subito ad ascoltarci un tuo brano che avevi registrato qui nei vecchi studi di Nima Show, se non ti ricordo, se non vado errato. Te lo ricordi, sì? Ho unito le due frasi. Arriva un bel... Ciaccia, che purtroppo mi sa che non balleremo fino
al 31 di gennaio. Eccolo qua, Mico Razzolano, e subito dopo dovrebbe esserci in collegamento l'amico Daniele Tarantino. Ma tu, Tonno, puoi stare collegato con noi, da questo bellissimo studio, Studio Nord di Via Callani 9 a Parma. Ting! Ting! E che ha visto il finalmente dopo 40 anni di più, 40 anni di attività con la fisarmonica del nostro Maio, nascere un CD. Ah, a breve sta nascendo. Finalmente, c'è già la cometa. Finalmente, intanto arriva mi corazon, corazon, perché bisogna mettere la S se parla in corazon, spagnolo. Corazon. Possiamo chiederlo anche alla nostra Cocò, perché in questo periodo ha uno spagnolo a casa. Ma sì, è vero, dai, bello, dillo. Bello. Cioè, nel senso, non è che ha cambiato marito, no. È il moroso della figlia. È il fidanzato. Mia figlia che me l'ha portato a casa. Tanto carino, tanto bello, spagnolino. Possiamo far vedere quel video che hai mandato? No. Mi uccide. No, perché ha fatto... No, l'ho mandato a te per così scherzare. Ha fatto un video dove... sta prendendo lezioni di italiano. Esatto. Leggendo perché una cioccolata. Stasera sarete insieme. Gli ingredienti di una cioccolata. La ricetta. È fantastico. Andiamo, ecco qua che arriva Marco Tonelli. Eccoci qua, siamo rientrati, stiamo attendendo in collegamento un altro ospite, dico chi è perché fin quando non lo vedo qui inquadrato non lo metteremo fuori. Intanto la maiorenna mangia. Intanto lui, ma fammi vedere. Ti fa sparire tutto, Sta maiorenna. Tutti gli alberelli di Natale se li sta mangiando lui. Ma guarda te, cara maiorenna. Abbiamo qualche messaggio da leggere, cara, intanto? Dunque, avete ancora fatto vedere Maio, meraviglioso, fratellone, Daniel? No, non riesco a capire. Sarà un messaggio di Luca. Sì, forse sì. Poi è Luca che continua a salutare tutti. Siamo pieni di messaggi di Luca che saluta tutti gli ospiti. Bene, mi fa piacere. Allora facciamo una cosa, in attesa che arrivi l'ospite in collegamento, io avevo qua una slide da far vedere per l'ultimo dell'anno. Ma è svampata, non lo sappiamo. Non lo sappiamo perché c'è chi dice una cosa, c'è chi dice un'altra. Aspettiamo, mi devo sentire ancora col ristoratore, chissà. Al limite ci facciamo una mangiata di pesce. No, io stavo pensando una cosa. E se noi cantassimo con l'impianto, dotiamo tutti quanti di delle cuffie e mentre mangiano facciamo così. Che ci vuoi fare? Lo vedo pronto, eccolo lì, signore e signori, Frank David, buongiorno! Ciao! Aspetta che ti do voce, buongiorno, eccoti! Ben trovati! Come stai? Un saluto alla Cocò, ciao. E a te, a tutti i vostri radio telespettatori in diretta con voi, per me è un piacere essere qui con voi, siamo abbastanza bene dopo questa triste notizia, dobbiamo avere ancora tanta pazienza. Lo so. Io prevedevo questa cosa perché avevamo due trattative importanti in due feste di piazza come concerto, una a Perugia, una a Forlì, e quindi sapevamo già, perché avevano già annullato l'evento loro, era nell'aria sta cosa dei concerti all'aperto, poi noi avevamo queste trattative all'aperto, non nei locali. Certo. Conosci il nostro format? Certo, è tipo un concerto il vostro, certo. Sì, concerto, spettacolo, anche da ballo. Chiaramente se si potesse ballare, si poteva anche ballare, però avevamo una cosa di questo genere qua, quindi lo pensavo che poteva succedere una cosa del genere, lo pensavamo tutti quanti, purtroppo è avvenuto ed è successo, quindi dobbiamo ancora tenere duro e purtroppo questa è la situazione, sperando che dopo il 31 gennaio si sblocchi questa situazione davvero. Il resto salute bene. È l'unica cosa che è rimasta, no? Però questa idea, vedi come tu hai le cuffie, Frank, fare un ultimo dell'anno, uno in un angolo, canta, con i commensali, con le cuffie, in Bluetooth, ormai la tecnologia, dobbiamo studiarle tutte. I silent party ci sono. Ecco, se no, direttamente nei ristoranti, chi ha un televisore da far vedere, con una diretta basta. Mi è venuta un'idea. facciamo qualcosa l'ultimo del Capodanno, dai. Adesso una cosa. Ieri è arrivata la notizia, no? E subito dopo in Rai ho visto la pubblicità dell'ultimo dell'anno che verrà con Amadeus, ma secondo me sarà annullato anche quello. Ma
In teoria dovrebbe essere così, Nicola. Cioè, a meno che non lo facciano in uno studio televisivo come l'hanno fatto l'anno scorso. Ma se non sarà così, c'è qualcosa che non va assolutamente. Allora, Frank, così, io avrei voluto chiederti dove la gente poteva ascoltarti gli appuntamenti di gennaio. Purtroppo non riusciamo in questo momento, ma teniamoci sempre in collegamento perché lo siamo stati fin dal primo momento e mai mollare. Insomma, che devo dire? Dopo quando si spengono le telecamere mi metto a piangere, però insomma, o no? Noi, sai, in dicembre abbiamo fatto qualche data, tutti in locali ovviamente grandi perché ospitare la nostra situazione al 50%, quindi dal Megal all'Albert, alle cupole, cupole, Albert, cade il ballo, 4-5 date in multisale, in locali grandi, perché ovviamente al 50%, però poi si è bloccato tutto quanto. Anche Natale era stato già annullato da qualche giorno. Preventivavano una cosa del genere, quindi una situazione difficile. Sono ancora molto molto arrabbiato, sto calmandomi ora, ma era in preventivo sta cosa. Come puoi vedere, per noi è un lavoro. Per noi è un lavoro come per voi. Quindi esatto. Come puoi vedere dall'immagine, qui al nostro centro c'è l'amico Marco Tonelli, che tu conosci molto bene. Chi è che non lo conosce il tonno nell'ambiente? Via. Marco. Certo. E Marco, ovviamente, lui è dietro le quinte, nel senso che anche fermandoci noi, praticamente si ferma anche il suo lavoro. Una catena, vero? Sì, è una filiera lunghissima, perché ragazzi, dall'artista a quello che ripara i cavi, al tecnico, passa attraverso all'editore, agli studi discografici, alle case discografiche, agli studi che registrano gli artisti con ovviamente gli studi di registrazione, come l'amico Marco Tonelli. È una filiera che il signore di Roma non è neanche un'idea, la filiera lunga delle maestranze del nostro settore, esistono, certo, della musica da bar. Certo. Guarda, ho preparato una canzone giusta, ci salutiamo con questa, perché chi fermerà la musica non la faremo fermare, no, perché comunque noi vogliamo vivere di questo. E quando mi dicono bisogna che ti trovi un altro lavoro, ma non è che non lo voglio trovare perché non ho voglia di lavorare, è che ci sono troppo affezionato, come ci siete affezionati voi, no? Per noi è un lavoro che, sai, la musica è la medicina dell'anima, e quindi ovviamente, essendo la medicina dell'anima, l'anima è quella cosa che a noi artisti che facciamo questo lavoro di professione come voi, lo facciamo davvero col cuore per il nostro pubblico, che sono la nostra benzina, sono le persone alle quali noi ci rivolgiamo, che senza di loro non potremmo stare su quel rettangolo per esprimere la nostra il nostro lavoro che facciamo appunto col cuore. Quindi mi piace che hai scelto questa canzone, un live della nostra orchestra arrangiata alla nostra maniera, una cover, perché davvero la musica non si fermerà davvero mai, perché prima o poi deve ripartire come era prima. E sono convinto che arriveremo, secondo me, a regime nell'estate del 2022. Del 2022. Speriamo di non arrivarci col bastone a questo punto, perché, si suona. Va bene. Grazie, Frank. Ecco qua che ci ascoltiamo. Ciao, caro, la auguri. Canzone. Alla prossima. E un buon Natale, buon anno, buon tutto. Feste. Ciao. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Menzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia. Telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770.
Amici, vi presento la discografia completa dell'orchestra Nicola Marchese. Spegni la luce, Mare Mare, Stella del Nord, Un angelo nel blu. Ed ecco le ultime novità. Grazie musica, musica e parole. Ultimissima novità, Peccato mortale. Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 393 1912 091. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live contattaci al 393 1912 091. E voilà, ultima pubblicità, dopo non ci fermeremo più, anzi diamo spazio ai nostri ospiti che ormai stanno terminando. Li ringrazio tutti anticipatamente, l'avevo già fatto ieri tramite il post Facebook e ragazzi è arrivato il turno di una signora un po' arrabbiata perché giustamente tutti siamo arrabbiati. Noi, vero Tonno? E arriva ragazzi Federica Cocco, buongiorno! Buongiorno a tutti, buongiorno a voi e buongiorno al pubblico in ascolto. Innanzitutto auguri di Buon Natale a tutti. Grazie, grazie. Innanzitutto questo. Abbiamo avuto e questa notizia per questo saluto. Proprio ieri, come un fulmine a ciel sereno, e immagino che insomma era tutto già pronto, no, per festeggiare questo ultimo dell'anno, poi magari tante date a gennaio, insomma siamo tutti avviliti ovviamente. Sì, sì, siamo veramente tutti arrabbiati, posso dirlo, incazzati neri, perché io credo che il settore dello spettacolo, della musica sia stato per tanto, tanto tempo veramente tanto compromesso. Siamo stati abbandonati e adesso nuovamente ci ritroviamo a dover lottare per poter lavorare è un diritto e un dovere di tutti. Esatto. E a quanto pare quei signori di Roma non sanno che cosa voglia dire lavorare, perché ce lo stanno impedendo, stanno compromettendo il nostro lavoro, le nostre aziende, le nostre maestranze, e adesso siamo proprio stufi. Infatti abbiamo cercato in ogni modo di far sentire il nostro grido, di far arrivare lontana la nostra voce anche con questa associazione di categoria. Esatto. Che rappresenta tutte le orchestre, il mondo del ballo, l'associazione Obis, però devo dire che non abbiamo ancora smesso di lottare e questo è un colpo basso. Sì. Sicuramente balenava un po' nell'aria che sarebbe successo qualcosa, però io sinceramente non mi sarei aspettata che nel giro di una settimana potesse cambiare la situazione radicalmente e dovessero cancellare eventi importanti come quello che sta per arrivare, che è il Capodanno. Anche perché per organizzare un Capodanno, per quanto riguarda i locali si organizzano, hanno dei costi, hanno delle spese da sostenere, e noi allo stesso modo con le nostre attività abbiamo tante spese, tanti impegni e quindi da portare avanti un discorso in questo momento è difficile, perché è tutto fermo. Certo, certo. E anche per quello che riguarda i nostri dipendenti diventa sempre più dura poter garantire. Ah, immagino, anche perché ci sono tante famiglie in ballo. Ieri ho avuto modo, allora la tua immagine è frizzata, però comunque ci si sente tranquillamente, non ti preoccupare. E ho avuto modo ieri di vedere la diretta che ha fatto proprio Gianmarco Bagutti, appunto nominando l'Obis, e effettivamente è finita questa diretta con una bella parola: vergogna, perché è questo che ci sentiamo di dire in questo momento per il nostro settore, vero? Assolutamente, io credo che la parola vergogna rappresenti tutto, perché noi abbiamo seguito le regole, abbiamo seguito i protocolli, lo abbiamo fatto in maniera seria, scrupolosa, per la nostra salute, per l'incolumità del nostro prossimo, delle nostre aziende, e invece adesso ci ritroviamo, nonostante con perseveranza abbiamo cercato di adempiere a tutti questi obblighi. Certo. Ci ritroviamo allo stesso modo come due anni fa, esattamente come due anni fa, fermi. Sì, sì, sì. Fermi e dimenticati come dal 23 di febbraio del 2020, come eravamo messi l'altra volta. Esatto. Speriamo, cara Federica, che qualcosa cambi. Ormai non so più cosa dire, abbiamo finito le speranze e le parole, e come ho detto prima, spero che cambi pure nome quel famoso ministro, perché secondo me è lui che ci porta sfiga, diciamo.
diciamola tutta. Davvero. La speranza dovrebbe essere l'ultima a morire, però in questo momento ci vado in mezzo a lui. Stiamo continuando a chiedere e a sperare per troppo tempo. C'è un detto che dice che chi vive sperando... Lasciamo stare! Puntini, puntini, puntini! Esatto, ragazzi, ci salutiamo... elegante, ma oggi sono talmente arrabbiata... no, ma ci credo, lo siamo anche noi. Ci salutiamo con la tua canzone, il tuo primo singolo, A Maria, figlia del Sud. E ti ringraziamo e ti salutiamo e grazie per questo collegamento. Grazie a voi, auguri sinceri davvero da parte mia. Ciao cara, a presto. Ragazzi a tutti, grazie. Ciao, un bacione, auguri. Siamo rientrati davvero bello, Maria, bella la pizzica, bene, no, a parte gli scherzi, siamo in collegamento, e Tonno c'è ancora da qualche parte, eccomi, e chi lo tocca? Lui, intanto diamo il benvenuto dalla provincia d'Alessandria, o sbaglio? Sai che non mi ricordo? Esatto, mi fanno segno così con la testa. Signore e signori, Daniele Tarantino con la bellissima Lia Zorzetto, eccoli qua, buongiorno. Ciao a tutti! Ciao, ma voi siete belli! Ciao, ragazzi! Guardali. Come state, ragazze? Lasciamo stare l'argomento, però ovviamente anche voi eravate pronti per un bellissimo ultimo dell'anno, immagino. Purtroppo sì. Guarda, io devo dire la verità. Io comunicazioni ufficiali proprio al momento non ne ho ancora ricevute. Fino a ieri sera, sai, ci siamo scritti anche con l'impresario, però immagino che la strada sia così ormai segnata, certo. Che sia questa qua, sì. Ci spiace tantissimo. Io capisco che bisogna preservare ovviamente la salute, però fatta così in questa maniera, con queste tempistiche, ci sta veramente di presa per il naso. È un'ennesima mazzata, ecco, all'ultimo secondo. Esatto. E intanto volevo farvi salutare, visto che avete i cappellini che sono così belli, vi faccio salutare dalla nostra maggiorenna. Ciao. È così imbottigliato praticamente una dalle collega. Ore 11, ormai sta facendo le pulci dentro. Sì. È una collega, la conosco. Esatto. Fa la parte sauna. Dello staff. Beh dai, un'altra occasione però Daniele per passare delle festività in famiglia, cosa che noi non conoscevamo se non sbaglio, però è anche vero che ormai siamo un po' pieni. Ti dico la verità, l'anno scorso abbiamo fatto il primo Capodanno dopo 17 anni che ho lavorato continuamente, quindi mi è sembrato tra le altre cose anche un pochettino strano, a parte che io non è che sono così festaiolo, cioè non mi piace neanche andare, mi piace farlo a casa, ecco, giustamente. Ecco, okay, già maniamo a Natale. Ma scusami, magna che te magno, ma scusa un attimo, invece Lia è festaiola o sei come lui, Lia? No, ma io, guarda, apprezzo tantissimo il momento famiglia, ecco. Esatto. Però io sì, sarei io sono per la compagnia. Certo. No, ecco, vedo, adesso quei due pompon che si sono uniti, fate il cuore praticamente. Ecco, vedi? Siete veramente fantastici, direbbe il mitico Malgioglio. Allora, avevamo un messaggio prima di un tuo fratellone che ti salutava. Qua siamo tutti fratelli, c'era Giovanni che ti mandava i saluti, purtroppo è una grande famiglia. Abbiamo dovuto cambiare, ci ha mollato un po' la diretta, siamo ripartiti, ma che dire, buon tutto, perché ormai io non so più cosa dire, dal 9 marzo dell'anno scorso, da quando sono in diretta col Nima Show Live, che le parole sono sempre quelle. Poi c'è stato un po' di speranza, un po' di... Speranza? Aiuto! Nella rabbia quando nomino questo non nome. Dire quella parola. Nella rabbia. Tra l'altro che si cambiasse pure il parrucchino perché non è bello. È vero. Dai, siamo un po' arrabbiati ma penso che sia normale. Dai, vi lascio salutare e poi ci andiamo ad ascoltare una vostra canzone dove vediamo tutta la famigliola riunita sul mio soffitto. Beh. Cioè non che siete sul soffitto, è la canzone che sentite la cosa. Esatto, allora Nicola, Monica, che dire? Tanto sì. Volevo salutare anche Tonelli, l'amico. Eccolo qua, guarda, tac. Pronto. Ciao, grandissimo. E ciao Lia. Ciao. Lia? E poi che dire? Beh, io vi mando un salutone grande a te e a tutti coloro che ci stanno guardando e ovviamente di passare questo Natale in famiglia con i valori, quelli che contano forse poi di più. Di non perderci d'animo, che ci saranno ovviamente altri momenti, altre situazioni per poterci riprendere, di non abbattersi ovviamente perché
La strada è ancora lunga da percorrere e noi ci faremo trovare pronti. Tirate fuori tutta la serenità. Viva la musica, viva la musica. Ciao Lia, ciao Daniele. E arriva il brano. Grazie per il collegamento. Eccoci qua, siamo rientrati e prontamente arrivano anche gli auguri di colui che doveva essere presente qui, il nostro DJ Cocchi, che invece ha avuto un piccolo contrattempo di lavoro. Ti faccio salutare anche dalla maggiorenna. Ciao Cocchi, mi manchi, mi manchi. Ormai sta facendo la muffa la nostra maggiorenna, ma siamo pronti. Tonno, ci sei? Se ci sei batti un colpo perché diamo il benvenuto all'ultimo ospite di quest'oggi, un amico. Un simpaticone, e lo vedremo anche dal videoclip che manderemo in onda. Bellissimo. Giacomo Zanna! Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao! Che allora, immagine frizzata, ma ti sentiamo, non c'è problema, tutti vai tranquillo. Oggi. Tutti frizzati oggi, funziona così, che volete così. Che vi dica. Ormai ci stiamo salutando. Giacomo, è arrivata la notizia proprio ieri sera e purtroppo siamo qui. Anche noi a doverci asciugare le lacrime ancora una volta per quello che ci è stato detto. È di peggio, sta peggio che all'ospedale, dai, voilà. Quello facciamo. Sì, sono d'accordo, per l'amor di Dio, ci mancherebbe. Però, quindi facciamocela passare, tanto non possiamo fare niente. Esatto, esatto. E niente, volevo chiederti dove ti potevamo trovare l'ultimo dell'anno, ma purtroppo ci facciamo una risata sopra, che dobbiamo fare? C'è poco da fare. A casa. Esatto, con la famigliola e con la piccolina che ormai a furia di stare a casa sta imparando a suonare, con te. Ma non ha mica tanta voglia, ma forse è meglio così. Esatto, che vada a fare la parrucchiera come la mamma, ma che è meglio. Esatto, è meglio, è meglio, è meglio. Allora Giacomo, niente, ci salutiamo, ti faccio fare gli auguri perché ormai siamo in chiusura e che dire... all'anno nuovo ormai auguri a tutti a tutti quanti i telespettatori, radioascoltatori, a tutti, veramente tutti auguroni di buone feste e niente, ci vediamo fra un anno. Ti ringrazio, tu che sei molto vanitoso, vogliamo presentare questo videoclip? È valzerino nuovo, così un valzer fatto. Niente, avevo scritto questo valzer e poi così giocando il titolo era venuto fuori vanitoso e allora un mio amico che si occupa di video così mi ha detto dai vanitoso, per scherzare abbiamo fatto questo videoclip che hai è fatto bene parrucchiera. E ce lo andiamo a gustare. Ciao dai. Giacomo, auguroni ancora. Ciao a tutti. Ciao, 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 ciao. Ciao. Ritorniamo ciao. Per, gli per i nostri saluti finali, rimanete lì. Eccoci qui, è finito il videoclip, giusto in tempo, un bellissimo. Minuto per salutarci, siamo pronti, come potete vedere c'è la nostra maggiorenna con tanto di pandoro perché tra poco festeggeremo, ci mangeremo una bella fetta di pandoro, c'è mi dispiace tonno per te, però la prossima volta ci verrai a trovare qui, ti voglio qui presente. Pazienza, purtroppo ho avuto impegni che non ho potuto spostare, ma se no sarei venuto molto volentieri. Tranquillo. Allora, cari amici, buona vigilia a tutti, buon Natale e ci ritroveremo presto con la nostra musica. Che vedevo di... Cerchiamo di stare sereni il più possibile. Esatto. Dai, Bye bye, sigla! Un bacione a tutti, auguri! Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito e anche a Radio Nova che ci ha dato la possibilità di essere in diretta. Fino adesso è un saluto al nostro regista. Ciao Fabio! Ciao Fabio! Ciao, buon Natale a tutti! Bye bye! Ciao ciao!